una lettera di sfiducia a Theresa May, lo ha rivelato nei giorni scorsi il Sunday Times. La premier britannica si trova ormai a lottare su più fronti, mentre l'Unione Europea minaccia di bloccare i negoziati sui futuri rapporti commerciali se Londra non darà sufficienti rassicurazioni sulle tre questioni chiave del divorzio dall'Unione Europea. May ha già perso due pezzi del suo gabinetto in altrettante settimane. Michael Fallon si è dimesso dalla poltrona di ministro della difesa, mentre la sottosegretaria Priti Patel ha lasciato l'incarico allo sviluppo internazionale. Per avviare una vera e propria procedura congressuale per spodestare May, la fronda Tory deve trovare almeno altre 8 firme. Solo allora colui che sfiderà May, se eletto, diventerà il leader dei conservatori e automaticamente premier senza necessità di ricorrere a nuove elezioni. Passiamo alle notizie dall'interno. Oggi l'incontro a Palazzo Chigi tra sindacati e Gentiloni, che nei giorni scorsi ha fatto trapelare qualcosa a proposito delle proposte che farà il governo: una proroga dell'APE social a 2019 ed un allargamento delle categorie previste con l'aggiunta di lavoratori agricoli, marittimi, pescatori e siderurgici, e poi una piccola apertura con una proposta sulle pensioni future, quelle dei più giovani, e l'equiparazione tra pubblico e privato della fiscalità per la previdenza integrativa. Secondo fonti vicine a Dessè, sono queste appunto le proposte che farà Gentiloni e che i sindacati hanno già rispedito al mittente. E questo sia nelle dichiarazioni della segretaria Camusso, sia gli altri membri della segreteria nazionale, che hanno giudicato del tutto insufficienti le aperture. I lavoratori che avrebbero accesso alla pensione di vecchiaia sarebbero poche migliaia, non i 15-20.000 calcolati dal governo. E poi l'attuale meccanismo è distorto, perché se l'aspettativa di vita cresce aumenta l'età pensionabile, se diminuisce invece non cala. Secondo un calcolo della UIL, l'Italia si piazza negli ultimi posti rispetto alla classifica sul periodo di permanenza nella pensione. Gli uomini italiani percepiscono l'assegno pensionistico per una media di 16 anni e 4 mesi, 2 anni e 5 mesi in meno rispetto alla media europea. Le donne per 21 anni e 7 mesi, quindi un anno e 7 mesi in meno rispetto alla media europea. Siamo praticamente all'ultimo posto tra le economie più avanzate dell'Unione Europea e parecchio indietro nella classifica dell'Unione Europea a 28. La UIL ha stilato la fotografia della situazione sottolineando che non c'è nessun motivo di aumentare l'età pensionabile in modo generalizzato, continuando a fare parti uguali tra disuguali. Intanto cambiamo argomento e parliamo della vicenda di Ostia, l'aggressione a un giornalista. Il procuratore di Roma, generale di Roma, Giovanni Salvi, nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista in cui ha sottolineato come la Procura di Roma già negli anni 80 e 90 aveva individuato il pericolo delle infiltrazioni dei clan nella zona di Ostia. Non c'era solo la banda della Magnana, ha detto Salvi, i fasciani, per dire, erano stati individuati e i procedimenti penali si sono conclusi con condanne, così con altri. Nel periodo seguente probabilmente ne è stata sottovalutata la rilevanza, e questo, assieme a molti altri fattori, ha consentito che queste organizzazioni prendessero piede, come stiamo vedendo ora. Salvi sottolinea in particolare come uno dei settori di crescita della criminalità sia stato quello dell'assegnazione delle case popolari. Si è così modificata la struttura dei quartieri, ha detto Salvi, non più abitati dalla popolazione regolare che ne aveva diritto, è subentrata una popolazione irregolare, ci è andato ogni genere di persone nelle case popolari. Ciò ha determinato il radicarsi di gruppi criminali nella società prima ancora che nel territorio. Abbiamo difficoltà ad inquadrare con il codice queste forme nuove, diverse da quelle tradizionali, ha detto Salvi. I clan non hanno più bisogno dell'esercizio effettivo della violenza e l'omertà non è necessariamente quella di tipo tradizionale. Il rischio è che subentri il consenso nei confronti della malavita per mancanza dello Stato.
Ed ora rimaniamo sempre nella vicenda di Ostia, perché nei giorni immediatamente successivi c'è stata la solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dell'Ordine dei Giornalisti, che in una nota hanno ringraziato anche tutte quelle forze politiche e sociali, soprattutto il governo, per aver sottolineato la solidarietà nei confronti del giornalista della RAI. E però l'FNSI non è soddisfatta di questa situazione, perché tutto il dossier informazione nelle mani del governo ancora è fermo. Quindi ha deciso che mercoledì 22 novembre alle 11 sarà davanti a Montecitorio con gli organismi elettivi della Federazione Nazionale della Stampa e dell'Ordine dei giornalisti, una protesta dal titolo Libertà precaria, lavoro precario, vite precarie, che riassume, secondo una nota, la condizione dei giornalisti italiani ed evidenzia le responsabilità di governo e Parlamento. Una legislatura, ricorda la FNSI, che si era aperta con l'impegno di depenalizzare il reato di diffamazione, cancellando il carcere per i giornalisti, si avvia invece alla chiusura senza alcun passo in avanti e con il tentativo di introdurre un'altra pena detentiva fino a 3 anni in caso di pubblicazione di materiale coperto da segreto giudicato irrilevante sotto il profilo penale. Con questa norma contenuta nel decreto legislativo approvato dal governo sulle intercettazioni su proposta del Ministro della Giustizia, continua l'FNSI, si prova ad introdurre una forma di bavaglio in barba a tutte le disposizioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha più volte riconosciuto il diritto dei giornalisti a pubblicare notizie di interesse generale e di rilevanza sociale, anche se coperte da segreto istruttorio. L'Assemblea del Partito Radicale si è riunita nei giorni scorsi a Milano, a circa un mese dall'inizio dello sciopero della fame di Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli, a proposito della riforma del codice di procedura, a proposito della riforma dei decreti attuativi per l'ordinamento penitenziario, riforma non più rinviabile da ormai troppi anni. 2 settimane fa, spiega in una nota, il ministro stesso aveva annunciato che si trattava di una questione di ora. Il Partito Radicale chiede ora di essere messo a conoscenza della ragione per un tale ritardo, che è evidentemente contrario alla volontà del ministro stesso. E chiudiamo con una notizia che riguarda il mondo del consumo: rafforzare la tutela dei consumatori, questo è l'obiettivo principale delle misure che il Parlamento europeo si appresta a votare nella plenaria della prossima settimana, martedì prossimo, quindi domani, saranno infatti discusse e votate nuove regole dell'Unione Europea che vogliono proteggere in modo più efficace i consumatori da possibili truffe durante gli acquisti fatti online. Le norme prevedono di attribuire maggiori poteri alle autorità nazionali per individuare e fermare le violazioni delle leggi a tutela dei consumatori che fanno acquisto online nel quadro del rinnovato regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. Bene, è tutto per il nostro GR. Adesso, dopo la sigla, un breve stacco musicale, andremo in onda con la scheda di programmazione della giornata. Rimanete in ascolto.
bene, allora riprendiamo la linea qui dai microfoni di Radio Rete Edicole, oggi lunedì 13 novembre. Oggi abbiamo in programma tre appuntamenti, quindi uno in più perché abbiamo una nuova rubrica, Parla con lei, a cura di Anna Maria Bruni. Abbiamo già parlato nelle scorse settimane, una rete di donne a Roma, anche artiste, giornaliste, operatrici sociali, che si stanno dando da fare per costruire una organizzazione che sia in grado di arginare la violenza contro le donne. Lo fanno con una serie di strumenti molto interessanti, tra cui appunto le attività teatrali. Quindi abbiamo deciso di partecipare anche noi come Radio Rete Edicole a questa iniziativa, offrendo uno spazio settimanale a Parla con lei, quindi una rubrica che parlerà appunto di questo problema. Una rubrica che andrà in onda in collaborazione con Anna Maria Bruni, che sarà presente ai nostri microfoni ogni settimana, il lunedì, intorno alle 10.40, 10.45. Alle 10.30 abbiamo un'altra donna, una giornalista, Simona Zecchi, con la quale appunto approfondiremo il tema delle intercettazioni. Il governo sta preparando una legge, siamo alle battute finali, vedremo appunto qual è l'opinione dei giornalisti. Abbiamo già sentito l'FNSI che è pronta a dare battaglia con alcune iniziative, però cercheremo con Simona di entrare un po' più nel merito della questione. Alle 11 per l'appuntamento con il Sinagi, le edicole e la piattaforma che verrà portata il 20 novembre al tavolo con la FIEG, abbiamo l'appuntamento con Luca Simeoni. Luca Simeoni è il segretario del Sinagi di Rieti, che è già stato presente ai nostri microfoni, soprattutto per raccontarci quella storia, diciamo, terribile dell'edicola nel piena zona sismica, che ha avuto difficoltà a riaprire proprio perché la distribuzione aveva deciso di non fornire più i giornali. Cercheremo di capire come sta andando questa vicenda, ma avremo soprattutto l'opinione di Luca riguardo alla proposta dei 10 centesimi. Alle 11 con noi Luca Simeoni, segretario del Sinagi di Rieti. Questa la nostra, il nostro palinsesto di oggi, e adesso una breve pausa musicale, poi noi ci risentiremo intorno alle 10.20 con la rubrica della rassegna stampa. A tra poco.